Oggi siamo in compagnia con Ramiro Martinez, ala pivot del Risparmio Casa Vitulano per la sua seconda stagione qui a Manfredonia. Ciao Ramiro. Ciao, come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Ecco, lui è un argentino, tifoso del River Plate, insomma, sono un po' arrabbiato che indossavo la maglia del Boca Juniors. Vabbè, me la lascerai, indosserò la prossima volta una maglia e intervisterò con la maglia del River Plate. Perfetto. Allora, questa è la tua seconda stagione qui a Manfredonia, insomma, in una società importante, una società che intende raggiungere degli obiettivi importanti. La scorsa stagione, purtroppo, il Covid ha interrotto la stagione in corso, 6 mesi senza giocare, avete ripreso questa stagione, vi state allenando da quasi un mesetto, anche delle amichevoli importanti, e adesso però bisogna iniziare il campionato e raggiungere obiettivi importanti per questa società. Sì, io sono tornato qua perché mi è piaciuto tantissimo la stagione scorsa, quello che abbiamo fatto, e adesso cominciamo un'altra volta a lavorare forte con il mister, con i che si sta molto bene qua. Ecco, i tuoi nuovi compagni, quest'anno è arrivato Mattia Raduso, che tu non conoscevi, una vecchia conoscenza del Risparmio Casa di Tulano, è arrivato Sampaio, è Scigliano. L'affiatamento con questi compagni di squadra come va? No, molto bene, sono tre bravo ragazzo, e bueno, Mattia ha giocato qua, e Marco ha giocato con lui la Maciclati, Sampaio è un giocatore di tantissima qualità, ma i tre sono uno bravo ragazzo. Due amichevoli importanti, una con la Sala Consilina e l'altra con le Aquile Molfetta. Che idea ti sei fatto della forza del Risparmio Casa, di questa squadra? No, mi è piaciuto, Consilina è una squadra molto forte, pure l'Aquile Molfetta, ma noi stiamo bene, dobbiamo allenare, ma mi è piaciuta la squadra quando si è giocato forte, noi giocavamo forte, che questo è importante per la stagione. La vostra condizione fisica a che punto è? No, stiamo bene, stiamo allenando doppio tutta la settimana, che questo è buono, manca, ma stiamo bene. Noi ringraziamo Ramiro Martinez e facciamo un grosso in bocca al lupo per la stagione in corso. Grazie mille.